ok. E inizierei col professor Antonio Vescavelli. Quindi, professore, prego. Vi faccio una breve presentazione del prof. Allora, Antonio Vescavelli è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Oltre a dedicare il suo tempo alla didattica nel campo delle reti di calcolatori, è a capo del gruppo di ricerca Traffic. Mi sembra di sì, no? È corretto. Ok. E lui è il nostro padrino, gliel'ho twittato qualche giorno fa, cioè da quanto tempo ci sopporta? Da un bel po', eh? questo è proprio quasi sicuro. E vabbè, niente, noi nel 90% dei casi, forse per una sola edizione, i Linux Daily iniziamo con lui, il nostro capovaro. Se non c'è il professor Vescavelli non ci troviamo. Lo diciamo, ma dovrebbe dare. E poi c'è lui che inaugura comunque le nostre edizioni. Quindi, prof, prego. Beh, buongiorno. Questa presentazione non l'aspettavo. Benvenuti innanzitutto. Dico il benvenuto istituzionale, poi il benvenuto mio, che normalmente è abbastanza diverso da quello istituzionale. Vedo un sacco di facce nuove, quindi benvenuti alla scuola politecnica delle scienze di base, perché saprete probabilmente che le facoltà non esistono più, quindi non posso dirvi più benvenuti alla facoltà di ingegneria perché non c'è. Questa è la sede di ingegneria della scuola politecnica delle scienze di base, quindi vi do il benvenuto a nome di tutte le istituzioni che hanno tra l'altro immediatamente detto sì alla richiesta che è arrivata dal NALUG per poter fare quest'anno nuovamente qui il Linux Day. E poi vi do il benvenuto io, il tuo l'hai detto Marco più o meno uguale, poi in realtà quello che dice lui è falso perché dice io risopporto, in realtà non è vero, perché tutti i rapporti che funzionano bene sono quelli in cui si ci sopporta vicenda, quindi è vero che io sopporto loro, ma probabilmente è anche vero che loro sopportano me, perché altrimenti non saremmo qui da tutto questo tempo. Io venendo qui stavo venendo insomma in Vespa e pensavo effettivamente che è passato un sacco di tempo, cioè è passato un sacco di tempo da quando questa avventura è cominciata e in generale diciamo, il passaggio del tempo è sempre una cosa che lascia un'ansia notevole, no? Perché il tempo che passa. Poi questa cosa del tempo mi è tornata in mente mentre ero qui sotto, ho visto che leggendo, insomma sapete, oggi sono 25 anni, cioè quest'anno fa 25 anni, quindi anche qui il tempo che passa. Questo ragazzo, questo pinguino che era piccolo, adesso ha 25 anni, quindi è cresciuto pure lui, è cresciuto il Linux Day fatto qui a Napoli, dal NALUG, che come diceva Marco prima, insomma, pure adesso cominciano ad avere un po' di anni, e poi sempre pensando al tempo, non so se ve lo ricordate, poi dopo magari chiedo chi c'è qui dentro, l'ultima volta che l'abbiamo fatta qui, il tempo non era così clemente, non so se vi ricordate l'ultima volta che l'abbiamo fatta qui, oggi pensavo, sempre pensando al tempo, anche quello meteorologico, oggi è stato molto molto clemente. Io ricordo l'ultima volta che lo facevamo qui dentro ci furono delle piogge monsoniche veramente. Oggi invece vedere questo sole, arrivare qui con questo sole e pensando a questo anche qui, perché penso che nulla sia un caso in realtà, probabilmente quel periodo lì che dal punto di vista meteorologico fu drammatico era anche associato ad un periodo in cui dal punto di vista dell'innovazione in città la situazione era leggermente diversa da quella che vedo oggi, no? Io mi piace pensare che il sole che vediamo oggi fuori è anche in qualche modo quello che in questo momento Napoli riesce ad esprimere in termini di innovazione tecnologica. Cioè quel sole che sarà fuori in realtà è anche legato al fatto che questa è una città che in questo momento splende dal punto di vista dell'innovazione, splende dal punto di vista dell'IT. Non mi sarà sfuggito tutto quello che è successo in questi ultimi mesi a Napoli con l'inaugurazione dell'Accademia della Apple. Parlare di oggi probabilmente a qualcuno sembrerà strano, perché il modello Apple sembra completamente in antitesi con le cose che qua dentro oggi vi direte e ci vedete. Io penso invece che le due cose sono assolutamente legate. Se questa cosa è stata decisa a Napoli, è stata decisa anche a Napoli, chi avrà letto le cose che ho scritto un po' in giro, queste cose le ha già sentite, se è stata fatta a Napoli, perché in realtà a Napoli esiste. Quelli che parlano bene di un ecosistema di innovazione, di competenze sull'IT che probabilmente in altri posti non esiste. E se questa cosa esiste a Napoli, io l'ho detto loro un sacco di volte, questo deve responsabilizzare, se questa cosa esiste a Napoli è anche grazie ad associazioni come NALUG
ed è anche grazie a giornate come quelle che si fanno, tra l'altro oggi a Napoli, ma poi in tante altre città italiane, come i Linux Day, perché le due cose sono assolutamente legate. Cioè il fatto che si faccia innovazione in questo modo, il fatto che si faccia evangelizzazione, poi non lo so, tra l'altro fino a che punto è evangelizzazione, comunque il fatto che si parli di questi temi, se ne parli in maniera assolutamente pratica e aperta, come si fa qua dentro, è sicuramente legato al fatto che in questo momento Napoli è una città che sui temi dell'IT è una città che può assolutamente dire la sua. Tra l'altro, il fatto che si faccia qui all'ingegneria, in un posto in cui esistono corsi laurea in ingegneria dell'informazione, è altrettanto importante. Queste cose che noi facciamo sulla formazione in generale, sulla ricerca, anche sui temi IT, sono fondamentali anche alla luce di quello che è il quadro generale. Io qua dentro vedo persone, diciamo, di diverse età. Immagino che ci saranno diversi studenti probabilmente già iscritti a ingegneria, ce ne sono altri forse di altre università, di altre facoltà, scusate, quindi altri corsi laurea, non facoltà, sbaglio pure io, però vedo anche, credo, studenti delle scuole superiori. Ci sono o non ci sono? Non sapete la maniera. Cioè, che belli che siete. Non so se lo sapete, ma il mondo lì fuori sta aspettando a voi. Così come sta aspettando, diciamo, gli studenti dell'università, sta aspettando anche a voi. In Europa c'è una cosa che si chiama skill shortage di profili CT che è impressionante. E questo vale per l'Italia, ma ripeto, vale anche per l'Europa, perché adesso non dovete più guardare semplicemente al sistema lavorativo e quello sotto casa, cioè dovete guardare a un sistema che è assolutamente globale. Quello che imparate qui, e questa è la cosa importante, quello che imparate qui non ve lo giocherete solamente qui, ma ve lo potrete giocare ovunque. E la cosa importante poi sarebbe anche creare un sistema sul territorio, e quelle aziende che sponsorizzano questo sicuramente lo stanno facendo, ce ne vorrebbero tante altre, un sistema sul territorio che non crea più quella condizione per la quale io sono costretto a dover andare fuori per le cose che ho imparato. Guardate, è un paradosso incredibile. Io più imparo e più sono costretto a dover lasciare il territorio in cui vivo. Quello che state facendo qui dentro, quello che loro stanno facendo qui dentro, quello che dovrebbe fare tutto il territorio invece è fare esattamente il contrario. Cioè darti, continuare a formarti, ma darti anche la possibilità di scegliere se restare qui e cercare di investire su quello che hai imparato sul territorio, oppure di andare a mettere le cose che hai imparato da qualche altra parte. Ripeto, in Europa c'è una mancanza di profili professionali, di temi che riguardano le cose che si raccontano qua dentro, le cose che raccontiamo all'università ogni giorno, che è incredibile. Il futuro è su questi temi, perché pensateci, riuscite ad immaginare oggi qualcosa che ha a che fare con le cose che fate dalla mattina quando vi svegliate fino a quando andate a letto, che non ha a che fare col digitale? Pensate, se lo trovate, fatemi un esempio, io sono poi disponibile a discuterne. Questo significa che chiunque oggi si deve immaginare un percorso professionale, se se lo immagina slegato dai temi dell'IT e dai temi del digitale, probabilmente sta facendo una scommessa sbagliata sul futuro. Questo non significa che dobbiamo diventare automatici ingegneri informatici, assolutamente. Perché oggi anche chi si occupa di archeologia, chi si occupa di medicina, chi si occupa di beni culturali, chi si occupa di qualsiasi cosa, inevitabilmente o utilizza o produce qualcosa che ha a che fare col digitale. E quindi è evidente che temi, cioè giornate come queste, sono fondamentali per crescere. Sono fondamentali, proprio veramente fondamentali. Tra l'altro, questo tempo che passa, che diciamo è la cosa che ripeto da stamattina quando sono sceso, ho cominciato a pensare, questo tempo che passa ci dà anche l'idea di come le cose poi si modificano. Marco, che sta sempre qui a fare i suoi talk sulla presenza in canale, si è scritto tempi stessi, tra l'altro, no? Quindi, non li fa più, e si è trasformato e fa il presentatore. La cosa bella, lo sapete qual è, che in realtà ci sono delle facce nuove, cioè dei ragazzi che mi ricordo che erano effettivamente, diciamo, piccoline, queste facce bianche qua dentro, che adesso hanno preso dei redini di questa associazione e la stanno portando avanti e stanno continuando a fare bene come i colleghi che li hanno preceduti, effettivamente quello che abbiamo cominciato a fare qua dentro, cioè far conoscere a tutti questi temi legati al software libero. Loro lo sanno, io non penso che qui dentro si parli solo di software libero, io penso che qui dentro si parli di tutti. Mi sono guardato ogni volta che vengo il programma, guardate, il programma di Linux Day non è solamente l'installazione di Linux. Non è solamente quello. Oggi, per esempio, guardandoci, se prima Luca mi fa vedere un attimo il programma, ci sta IoT e lo sviluppo web.
Guardate, queste cose non sono semplicemente, non è, loro si vogliono autodefinire nerd. Mi fa piacere, io glielo faccio fare. Ma questo non è un problema di essere nerd o non essere nerd. Queste sono le tecnologie che noi utilizziamo ogni giorno. Questo non ha niente a che vedere col fatto di essere nerd o non nerd. Lo sviluppo software, utilizzando il paradigma dell'open source, è oggi uno dei modelli di business più utilizzati. Quindi non è un problema di essere nerd o non essere nerd, è un problema di conoscere come alcune tecnologie si possono applicare alla vita di tutti i giorni e anche agli aspetti commerciali. Quindi loro hanno un'enorme responsabilità e al contempo, tra l'altro, questa responsabilità se la giocano veramente bene, perché lo fanno facendo quello che gli piace. E questa è l'altra cosa che volevo dire pure ai ragazzi appunto delle scuole, perché quelli all'università che più o meno passano per i miei corsi, per i nostri corsi, queste cose le sentono già. La loro fortuna e il motivo per cui stanno ancora qui dopo tutti questi anni, tra l'altro, io ho partecipato, mio figlio in prima fila, prima notavo che la prima volta che è venuto Luigi qua era più basso del pinguino, adesso è diventato più alto del pinguino vicino al manifesto. Dicevo, la cosa veramente importante, e lo potete fare, fatevi piacere le cose che fate. Loro fanno così. Se voi vi fate piacere le cose che fate e se riuscite a portare questo paradigma fino al vostro lavoro, voi avete vinto. Cioè, se voi riuscite a fare il lavoro che vi piace, se voi riuscite a studiare le cose che vi piacciono, avete vinto. Loro ci sono riusciti. Io pure, nonostante lo faccia in Italia e nonostante lo faccia in un contesto che è quello che conoscete bene, l'università di Milano, in questo momento faccio uno dei lavori più belli del mondo, secondo me, perché piace a me. Qualcun altro non la pensa così. Io penso di fare uno dei lavori più belli del mondo. Un lavoro che mi permette di stare tutti i giorni con delle persone che hanno un certo numero di anni meno di me, mi permette di studiare continuamente, io sono perfettamente cosciente di non sapere niente, io ogni mattina mi alzo e so, come la famosa gazzetta in Africa, che devo correre più veloce, soprattutto in questo contesto. E quindi mi alzo insieme alle persone che mi sopportano e che lavorano con me, non facciamo altro ogni giorno che studiare per cercare di imparare qualcos'altro, soprattutto perché noi siamo ingegneria, questa è la differenza, di creare qualcosa di nuovo. E non tanto per creare qualcosa di nuovo, ma di creare qualcosa di nuovo che faccia funzionare meglio qualcosa che prima funzionava peggio. Questa è la... E lo facciamo su internet. Quindi adesso chiudo, perché veramente così entrate nella giornata e vi cominciate anche a misurare quelle cose un po' più pratiche. Ingegneria, tutti i colleghi di quei corsi laurea siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e anche per capire dove sta andando questo mondo. Perché questo è un changing environment, è un sistema che cambia molto molto rapidamente. E quindi anche cercare di orientarsi, sia per la propria formazione, sia per cercare di capire come costruire la propria formazione per avere poi delle opportunità professionali interessanti, non è semplice in questo momento. Quindi se avete bisogno, noi siamo a disposizione, tutta la ingegneria, l'ingegneria informatica è a vostra disposizione per darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno. Penso che va bene così. Io quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non mi tedierò con nessun intervento di tipo tecnico. E niente, buona giornata, buon Linux Day e soprattutto divertitevi. Cioè, fate tutto questo divertendovi, veramente, che è la cosa più importante. Perché se lo dovete vedere come qualcosa che dovete fare, oggi è sabato, c'è il sole, lo so che adesso mi odierà, via trenna. Ci sono cose migliori da fare. Se viceversa state qua dentro, perché ritenete che questo vi possa arricchire, vi possa dare qualcosa in più, state sicuramente nel posto giusto. Se avete delle domande, sia quelli che mi conoscono già, sia quelli che non mi conoscono, sia quelli che sono studenti universitari, sia soprattutto quelli che non sono studenti universitari, cioè qualcuno del liceo che pensa di iscriversi a ingegneria qui dentro, che problemi hai? Perché vuoi? A che ingegneria tu dovresti iscrivere? Informatica? Chi vuole iscrivere ingegneria informatica? Gli altri che avevano usato la mano? A ingegneria elettronica? Chi è ingegneria elettronica? Chi è?
e quel disgraziato là sopra. Sì, esatto, no, ma lui è un traditore maledetto, lui non sa che la vita... Malefico, anatema a te. Che altra ingegneria vi piace? Oppure che altro, che qualcuno si vuole iscrivere da qualche altra parte, che pensate di fare? Cioè qua dentro qualcuno si iscrive alla medicina. Dicelo, non abbiate paura, non succede niente. Cioè... Bravo. Se c'è qualcuno che si vuole iscrivere, anche se c'è qualcuno che si vuole iscrivere alla lettera, lo vogliamo bene. Quelli che si iscrivono a medicina, ingegneria, scusate, l'acqua sul serio. Quelli che si iscrivono a ingegneria conoscono quello che si fa in ingegneria oggi. Perché pensate di iscrivere ingegneria? Perché te l'ha detto papà o perché vuoi iscrivere tu ingegneria? Il posto sicuro. Non esiste. Allora guardate, pure su questo, scusate se prendo un po' di tempo, però ne approfitto, no? Perché mi avete invitato, io ne approfitto. Certo. State attenti. Perché questo dipenderà molto da come voi farete il vostro corso di studio. Perché non ci vuole niente, è vero quello che diceva la persona, è sicuro, adesso l'ho detto prima, diciamo, cioè veramente, e tra l'altro vi posso portare anche un'altra testimonianza. Io ricevo dalle 5-6 mail al giorno di aziende o centri di ricerca stranieri o colleghi che mi chiedono di laureare in ingegneria informatica. È una richiesta costante ed è una richiesta legata al fatto, come dicevo prima, che veramente esiste un'enorme richiesta di profili di questo tipo associata ad un altro problema, associata al fatto che in realtà noi per esempio a Napoli, che siamo uno dei corsi di ingegneria informatica con il più numero di iscritti, non riusciamo quindi a coprire tutte le richieste del mercato. Ok? Quindi da un lato ci sta questo, da un altro lato però attenzione, perché poi se vi dicessi, come si dice a Napoli, una mezza messa sarei una persona poco corretta. Attenzione, perché è molto poi facile prendere un ingegnere che però diciamo ha studiato, perché quelli che stanno qua dentro l'ingegneria lo sanno che già gli ho detto, però lo ricordo a quelli che si vogliono iscrivere. Informatica vicino a ingegneria è un aggettivo. Voi siete prima ingegneri e poi siete informatici. Ok? E quindi siete esattamente uguali a quelli che progettano ponti, strade, palazzi e tutto il resto. Voi non progettate strade, non progettate ponti, ma progettate sistemi IT. E sono generalmente sistemi IT complessi. Allora affrontate le cose che fate con quest'idea. Affrontate, anche lui purtroppo che ha fatto automazione, poverino, cioè doveva stare. Pure lui è ingegnista. Pure lui. Adesso a parte gli scherzi, è ingegneria dell'automazione. Quindi un ingegnere che si è specializzato nei sistemi di automazione. Questo significa, ancora lo ripeto per quelli che non hanno ancora ben chiaro, prima sei un ingegnere e poi applichi le tue conoscenze da ingegnere in un settore specifico che può essere quello dell'informatica, quello dell'elettronica, quello della biomedica, quello dell'automazione. Qual è la cosa pericolosa che può succedere? Perché c'è anche questa richiesta incredibile? Perché è evidente che non ci vuole niente a passare da ingegnere a fare un altro lavoro che magari è un po' più semplice tra virgolette da fare. Va bene? Quindi state sempre molto attenti sia alle richieste che vi arrivano dal mercato del lavoro, ma soprattutto state attenti a formarvi nella maniera più corretta possibile, cioè avendo delle basi serie di ingegneria che vi permetteranno quindi non di impegnarvi su per esempio temi più limitati, specifici come quelli della programmazione, che vanno benissimo per carità. Ma noi creiamo delle figure professionali in questi corsi laurea napoletani, ma in quelli che in generale sono in tutta Italia, che tendono a farvi fare qualcosa che è molto più complesso, non è il semplice programmatore. Quindi è vero che ci sono un sacco di richieste, ma molte di queste richieste a volte potrebbero essere esaudite anche da profili professionali che non sono necessariamente quelli di ingegneria informatica. Va bene? Quindi se volete capire bene che cosa significa ingegneria informatica, che tra l'altro andatevi a guardare, la cosa importante sono le scelte consapevoli. Come dicevo prima, io non penso che dobbiamo diventare tutti quanti ingegneri. Pensate che mondo sarebbe se tutti fossero uguali a me. È allucinante quello che leggevo. La cosa che però, secondo me, dobbiamo raccontare, non possiamo più non raccontarla, è che tu puoi e devi seguire quelle che sono le tue caratteristiche, quelle che sono le tue aspirazioni, quelle che sono le cose che ti riescono meglio, sicuramente. Però poi non possiamo dire a qualcuno che oggi sceglie un percorso professionale che in Italia e nel mondo ha delle inevitabilmente delle difficoltà, che le troverà queste difficoltà. Io questo ragionamento lo faccio al contrario, lo dico, guardate, ingegneria in questo momento, ingegneria informatica, queste difficoltà non le troverete. Ma non scegliete questa strada solo perché è quella che vi farà lavorare sicuramente.
sceglietela, consci del fatto che in realtà se voi trovate un modo per farvi piacere le cose che fate, questa è una strada che sicuramente vi porterà ad una soddisfazione incredibile quando vi farete più grande. Questo è, secondo me, l'aspetto più importante. E poi andatevi a guardare, andate a leggere, evitate di prendere delle decisioni o non informate, o informate, diciamo, usando il termine che ha coniato, che ho scoperto, che l'ho fatto mentale, da webbeti. Il webbete non serve. Serve chi studia, legge, e soprattutto quando studia e legge, capisce se quello che sta studiando e quello che sta leggendo è supportato dai dati. Andate a vedere Alma Laurea. Alma Laurea è una cosa che in qualche modo raccoglie tutti i dati sui laureati in Italia. E quindi andate a vedere che succede se tu ti laurei alla Federico II di Napoli. E che succede se tu ti laurei alla Federico II di Napoli in ingegneria informatica. Perché un altro messaggio che si sente continuamente, è che le cose che si fanno in un altro posto sono migliori delle cose che si fanno qua. Adesso non voglio scendere veramente sul fatto che la pizza a Napoli è più buona in un altro posto, cioè abbiamo una mozzarella, cioè... Io a me questa narrazione mi ha veramente stufato. Quello su cui invece io vorrei farvi ragionare, andate a prendere quei dati e andate a vedere quali sono invece i dati occupazionali laureati in ingegneria informatica della Federico II rispetto ad altre università in cui si sente continuamente parlare. Andatevi a guardare la remunerazione, cioè quanto guadagna un ingegnere informatico o un altro ingegnere, perché questo vale anche per altri corsi laurea, non mi dispiace dire un'altra volta, ma quello dell'ingegneria dell'automazione. Ok? Questo vi deve far ragionare, cioè per questo vi deve far capire che quando dovete fare una cosa, dovete prima informarvi bene, prima guardare i dati e poi prendere una decisione. Poi sul fatto che se io abito in provincia di Napoli e per come funziona adesso il sistema di trasporto cittadino barra regionale, per arrivare all'università ci metto lo stesso tempo che ci metto per andare a Roma, e questo è un altro aspetto. Questo non ha niente a che vedere con la qualità dei corsi che noi abbiamo qua dentro. Ok? Quindi, se uno prende una decisione basata su scelte che sono di tipo qualità della vita, è un aspetto. Ma viceversa, pensare di dover cambiare, o pensare di dover guardare necessariamente fuori, perché qui le cose non si fanno bene, vi assicuro che è un errore. Dato che la Federico II ha delle eccellenze che sono, e non ce lo diciamo da soli, ci sono delle cose che funzionano bene, delle cose che funzionano meno bene, ma ce ne sono alcune che sono veramente incredibili. Per cui il messaggio che io do diretto soprattutto a quelli che, anzi lo do a tutti e due, a voi che siete studenti universitari della Federico II, voi dovete essere fieri di essere degli studenti federiciani, cioè ma dovete veramente essere fieri, non fosse altro che il fatto che tutte le volte che noi dobbiamo raggiungere un risultato qua dobbiamo lavorare 3 volte tanto rispetto a quelli che fanno gli altri. Appunto, dovete raggiungere l'università la mattina quando piove, penso che, non lo so, perché le cose che superano Matrix durante il tempo, niente rispetto a quello che succede la mattina quando piove qua. Però non è solo questo, perché veramente fate delle cose interessanti. Nel contempo, voglio dirlo pure agli altri, se dovete scegliere, scegliete sulla base di quello che veramente vi porterà ad avere una formazione migliore rispetto ad un altro posto. Questa è una cosa che dovete pensare adesso. E poi lo dovete fare come diciamo divertendovi. Se poi riuscite a fare un'altra cosa che è fantastica, riuscite a dare anche solo un decimo di quello che tutti quanti noi e tutta la società vi ha dato, perché avete mai riflettuto sul fatto, cioè da quando voi andate a scuola, cioè dalla scuola dell'infanzia fino all'università, questo è un investimento che tutto il sistema italiano e in particolare per quello locale sta facendo su di voi. Le tasse universitarie altissime, coprono una piccolissima parte di quello che è il costo di uno studente universitario. Tutta questa parte la società la sta investendo su di voi. Poi chiaramente poi potremmo aprire altri discorsi. Quale parte della società? Quelli che pagano le tasse, gli altri no, vabbè, ma quelli sono. Però la società sta investendo su di voi. Noi in Italia in questo momento, e al sud in particolare, voi pensate che noi esportiamo mozzarella, ma quando mai? Ma con mozzarella? Noi esportiamo le vostre teste. Noi siamo tra i principali esportatori di materia grigia. Cioè noi prendiamo un bambino alla scuola dell'infanzia e dalla scuola dell'infanzia lo portiamo fino all'università, dopodiché
mediamente si è fatto una stima, sono intorno ai 700.000 euro di investimento. Prendiamo queste persone e le diamo al sistema produttivo o del nord, oppure, peggio ancora, di un altro Stato, che non ha investito un centesimo su di voi e si trova un ingegnere informatico con i allora dice, vabbè, questo perché mi sta raccontando questo fatto? Perché il sistema non funziona per questo motivo. Pensate che ci sarà un imprenditore qua, in questa stanza. Perfetto. Pensate a un imprenditore che fa un investimento e il ritorno di questo investimento subito con un'altra. Si può fare impresa in questo modo? Secondo perché il paese sta in queste condizioni pure? Allora un'altra cosa bella sarebbe se fosse a tutti chiaro questo punto e se tutti quanti noi riuscissimo effettivamente a ridare indietro al territorio che in qualche modo ha investito su di noi. Perché guardate, è fuori di dubbio che i principali investimenti lo fanno le vostre famiglie, è fuori, che ve lo dico a fare. Ma c'è anche tutto il sistema di welfare, ripeto, locale e nazionale che investe e che però poi dopo noi non riusciamo a mettere a sistema. E questo è in questo momento uno dei problemi più grossi di questo paese. Cioè noi formiamo delle persone che in realtà non siamo capaci di mettere a lavorare. E io mi rifiuto di pensare che noi qui al sud possiamo fare solo pizze o turismo, come qualcuno ci ha detto. Ok? Buon lì con così, buona giornata. Grazie.